gente, io sono il ProL e oggi siamo qui finalmente dopo non so quanto tempo in nuovo video delle Skyblock. Mi scuso in anticipo se non l'ho portato, però più che altro mi mancava la voglia, stavo preparando questo episodio da molto tempo e vabbè, adesso vi parlerò di quello che dovremmo fare appunto in questo episodio. Ok ragazzi, come potete vedere c'ho così tanta roba che veramente ancora un po' esplode nelle ceste. Avevo pensato di costruirmi un bel deposito. Ah, prima delle cose, come avrete visto dal titolo, ci sono stati degli aggiornamenti. Vi faccio subito vedere che aggiornamenti hanno fatto. Partiamo dal Warp Miner, che lo hanno aggiornato. Io ancora non ho partecipato a nessun evento miner perché non entro mai quasi mai nelle Skyblock appunto. Poi hanno aggiornato il Warp Nether, se non sbaglio. No, beh, in realtà è molto simile a quello precedente, però mi sembra che lo abbiano aggiornato. Vabbè, pacchetto VIP, potrete benissimo trovarlo sul forum di FusionCraft. Ah, poi hanno aggiunto un'arena PvP, che, cioè, io non farò quasi mai PvP perché faccio schifo al cazzo. Avrei tantissima paura di perdere la roba. Sì, ragazzi, sono cordardissimo, anche nelle fazioni, cioè, non facevo quasi mai PvP. Sono abbastanza bravo nel PvP, potrei anche definirmi quasi un esperto del PvP, però c'ho sempre tipo la caga di perdere tutti gli oggetti. E vabbè, sti cazzi. Ah, poi la chest roulette, ci torniamo tra poco perché c'è una chiave. Oddio, è vero, hanno aggiunto anche degli oggetti qui che non me ne ero accorto. Poi il Warp Enchant, lo shop, che è strutturato moltissimo meglio dall'ultima volta. Hanno aggiunto tantissime nuove cose nelle coltivazioni, hanno aggiunto tantissime cose, avete capito. E poi ci sta l'infocomandi, che sti cazzi, non ci interessa. Ok, come ho detto prima, prendiamo la nostra key. Eccola qui, madonna ragazzi, da quanto tempo aspettavo di aprire quella chest, perché saranno passati, non esagero, un mese, cioè se no più di un mese, saranno 3 mesi che non gioco su questo server. Wow, veramente c'è una nostalgia, c'è tantissima nostalgia ragazzi. 3 2 1, bam, vediamo cosa ci dà la nostra chest roulette. Dai, qualcosa di decente. Dai, che schifo, che schifo. Non posso manco che cazzo, dai, che schifo, raga. Che merda, aspettato tutto sto momento per un secchio di lava. Vabbè, normale, normalissimo. Intanto prendiamo queste minchie foglie che sono fastidiose, vedi? Quanti cazzo di maiali che ci sono. Allora, intanto togliamo... No. Ok, stavo per fare un flop assurdo, ma ha pure tirato... Guarda, mi sta frame droppando, possibile? Ok ragazzi, adesso parliamo un attimo del progetto. Volevo creare un deposito a forma di chest. Non sto scherzando, voglio proprio creare un deposito a forma di chest. Quindi piazziamo un attimo qui la chest e vediamo un po' com'è fatta. Ok, allora prendiamo il log proprio. Perfetto. Allora, alziamo tutto di 10 blocchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono fracassato. Vabbè, 10 blocchi. Perfetto. Allunghiamo di altri 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E procediamo così per tutta la struttura. Quindi adesso ve la velocizzo.
Ok, una volta aver fatto questo quadrato, allora facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6. E poi facciamo un'altra linea di 10 blocchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Così va bene questa riga, va bene lo stesso. Ok, già sta prendendo un po' forma. Allora, ora andiamo a vedere se c'è un po' di lana nelle ceste. In teoria ce ne... Ecco sì. Ce n'è un bel po' perché il kit me ne dà sempre un botto. Però ci potrebbe essere un attimino un problema, mi sa. Il fatto che questa sia una struttura pari. Mi sa che è un po' un problemino. Allora, adesso farò un lavoraccio. Toglierò tutta questa riga qui e la allungherò di uno, quindi ci vediamo appena ho finito. Persona molto intelligente e mi sono ricordato ora che devo farlo anche tutto intorno di qua, questa riga qui. Perfetto, andiamo a recuperare altro legno che dovrei avere in questa cassa. Ok, non mi basterà mai nella vita questo legno. C'ho quest'altro, forse no, però penso che non mi basti, però non si sa mai, proviamo ad utilizzarlo. Ok, perfetto. Ora bisogna rivestirla tutto dentro con questo legno. Perfetto. Allora, così. Ah, ragazzi, nel mentre che costruisco, vi ricordo di lasciare un bel like se volete un altro episodio del Skyblock. Se non ricordo male, era la serie più supportata. Cerchiamo di farla diventare anche quella più supportata. Anche su questo canale, perché veramente ci impiego tantissimo tempo a registrare anche solo un singolo episodio delle Skype. Tipo adesso sono già mezz'ora di registrazione e sono le 11:57, per questo non si vede che la gente scrive. E soprattutto non lagga a quest'ora, perché col nuovo aggiornamento che hanno fatto lagga veramente un botto. Ma cioè, laggava veramente un botto quando c'era entrato la prima volta dopo l'aggiornamento. Però magari hanno risolto, però penso che laghi ancora. Cioè, la parte di sopra l'ho quasi totalmente finita. Cosa che non ho più legno, aspetta. Legno grezzo, ok, va bene che non lo abbia, però le assi di legno ne ho tantissime. Muori, ragno, muori. Ok, innanzitutto scusatemi del rumore del mouse, però non ci posso fare niente. Ce l'ho veramente vicinissimo al microfono, però spero non vi dia troppo fastidio. No, non iniziate, mob. Eh sì, vabbè, mi sono allontanato un attimo, mi sono spawnati 40.000 mob, ma veramente, fai. Oddio, mi hai fatto prendere un colpo, scheletro del cazzo. Basta, ragni di merda. Tanto
l'altro io ho fatto un double hit random. Ok, allora passiamo adesso alla sezione di sotto. Allora ragazzi, se non sbaglio il video prima di questo doveva essere la My Top 10 Animes. Allora, non so se è andata bene perché l'ho caricata tipo da Busan, forse una mezz'oretta. E poi sono stato un po' a giocare a Minecraft perché non lo apro da giorni, perché mi sono moltissimo interessato agli anime. Ma no, ma proprio in generale al genere degli anime, cioè manga e tutte queste cose, roba giapponese. Perché veramente dei manga, in generale la cultura giapponese è veramente fantastica. Una volta che ci entrate, cioè non ne uscite più ragazzi, come una droga. Veramente ragazzi, in questa settimana avrò guardato all'incirca due anime. Che ragazzi, non durano poco gli anime, all'incirca quasi tutti durano dai 10 ai 20 episodi e durano tutti 25 minuti all'incirca. Sì, tutti 25 minuti. E veramente ragazzi, è tanto, cioè veramente è come una droga gli anime. Anche tutti i miei amici, cioè molti miei amici sia a scuola, sia i miei amici che conosco online, tra quale Dark Plus TM, sa benissimo che io amo gli anime con tutto me stesso. E cioè, beh, anche lui ama gli anime, però dipende che anime. Ad esempio, entrambi abbiamo Sword Art Online. Cioè, veramente qualcosa di magnifico. Vi consiglio di andarla a vedere perché, cioè, beh, è troppo bello come anime. Beh, comunque, stavo dicendo che veramente una volta entrati nel mondo degli anime non ne uscite più. Se proprio volete entrare col botto, proprio che volete che vi piaccia il mondo degli anime, iniziate con o Sword Art Online o Death Note, ragazzi, perché sono due anime totalmente doppiate in italiano e non vi stancherete a leggere i sottotitoli in giapponese. Sinceramente, dopo un po' a leggere i titoli in giapponese non ti viene più da leggerli. Fatemi dire meglio la cosa. Non vi viene più da leggerli perché a volte sentire troppo una lingua e vedere troppi sottotitoli, così vedete cosa vuol dire, vi viene in automatico sentire quella cosa e capire cosa voglia dire. Vi faccio un esempio. Allora, ammettiamo che in una scena dell'anime partono i fuochi d'artificio e il protagonista di turno dice Sugoi, e tu nei sottotitoli vedi fantastico. Andiamo al un altro anime nella stessa maniera. C'è di nuovo i fuochi d'artificio e il protagonista dice di nuovo Sugoi, e tu a quel punto non stai più a leggere i sottotitoli perché sai cosa vuol dire Sugoi. E veramente guardare anime vi aiuta tantissimo a imparare la lingua giapponese. Vabbè, non dico che ve la fa imparare tutta, ma la maggior parte ve la fa imparare, tipo le cose più essenziali come buongiorno, buonanotte, ciao, tantissime cose vi fa imparare. Quindi ragazzi, consiglio a tutti di entrare nel mondo degli anime perché veramente è fantastico. Allora, procediamo col costruire il tetto. Facciamolo tutto da sopra proprio. Ok, nel mentre che costruiamo, giusto per allungare un pochettino il video, perché so benissimo che carico sempre video di pochissimi minuti, come i PvP Montage che durano sempre all'incirca 3-4 minuti. E però ragazzi, fidatevi se vi dico che ci metto le ore letteralmente a editarli. Veramente ci metto le ore a editarli, perché devo stare a trovare, cioè tante volte devo andare a fare PvP, cioè devo portare del PvP decente. Non è che porto clip in cui colpisco l'aria e magari pure perdo, e diciamo che non è la cosa migliore al mondo. Come seconda cosa devo stare anche a trovare la musica di sottofondo giusta. Come vedete, quasi sempre la musica si abbina benissimo al video. E nei montage è tipo essenziale questa cosa per far sì che vengano bene proprio i video. E in terzo, l'editing. Allora, l'editing è qualcosa di veramente divertente. Io mi ci diverto tantissimo a editarlo.
Spero veramente dura troppo. Quando ormai arrivi a metà e guardi, oh, finalmente sono a metà, che bello. E poi senti il braccio che ti fa male e non riesci più ad andare avanti. Veramente ti dici, il corpo dice basta, dai, continua a editarlo dopo. Però comunque io sono una persona che cerca di editare sempre nel giorno stesso, perché magari poi nell'editing mi passa l'idea e queste cose, e penso che sia una cosa abbastanza positiva. Vabbè, poi l'importante è il risultato, ragazzi, veramente. Dopo che hai finito di editare un PvP montage, te lo guardi e dici veramente, per questo video mi sono impegnato, sono contento. No, ma veramente, ragazzi, viene da dire proprio questo. Ti viene da dire, oh, mizzica, ho editato un video benissimo, spero che piaccia alla gente. E poi quando vedi che piace tantissimo alla gente, è la cosa migliore al mondo. E io vi ringrazio veramente tutti, perché veramente fare YouTube mi rende felice. Vedere che la gente mi supporta, che gli piace quello che faccio, è veramente bellissimo. Allora, parliamo un attimo della programmazione dei video, perché so che ci sarà gente che si metterà a dire, ma non carichi 3 video alla settimana. Allora, chiariamo una cosa. Non ho mai detto che avrei caricato 3 video alla settimana sicuri, perché esiste la scuola, esiste la vita sociale, e quindi è un po' un problema se dovrei rinunciare a queste cose. Beh, non tanto alla scuola, io preferirei tantissimo non fare la scuola e continuare con YouTube. Però sapete, c'ho quasi 13 anni e devo per forza continuare con la scuola, quindi Ah, ragazzi, parlando di una cosa altrettanto seria. Allora, una volta un ragazzo mi chiese di poter partecipare con lui alla Skyblock. Sinceramente io gli dissi di sì, però dentro di me ero contrario, perché non solo nella vita, cioè virtuale, di YouTube o di Minecraft, sono una persona molto solitaria, che mi piace fare abbastanza tantissime cose da solo. Preferisco sicuramente fare cose da solo che in coop, perché le farei meglio, secondo me le farei meglio. Poi so benissimo che fare cose in collaborazione rendono le cose molto più divertenti, però io preferisco sinceramente farli da solo. E penso che sia un mio difetto molto grave, perché cioè non tantissimo grave, però mi piace letteralmente fare video da me, presi spunto da me, perché magari poi con la collaborazione, cioè non vi offendete se magari in futuro farò una collaborazione con qualcuno, magari c'è questo qui che è un cazzone, io ci faccio la collaborazione, fa cazzate per tutto il video e alla fine il video viene di merda. E invece se magari lo faccio da solo, mi programmo un po', tipo il copione. Raramente programmo il copione, solamente tipo nelle top 10, che tra l'altro la top 10 anime era appunto una top 10, però una cosa più ovvia di così non potevo dire. Però dettagli. Adesso so che tanta gente si chiederà come mai sono con questa skin vecchia stravecchia, che veramente, cioè, pensarci da dove è venuta, cioè mi sta venendo a piangere, ragazzi. Pensare che sono passati già, penso, più di 2 anni da quando ho iniziato ad usare Minecraft semplicemente su YouTube. Perché, ragazzi, io sono su YouTube da 2 anni, so bene come funzionano le cose su YouTube. E soprattutto, veramente, pensare a come ho iniziato, perché ho iniziato e perché mi sono chiamato su Minecraft, Yolgane 322, cioè, quindi tanti ricordi che mi viene a piangere. Tanta gente dirà, ma stai esagerando. No, ragazzi, veramente, pensarci mi viene da piangere, perché comunque sono 2 anni della vita che ho passato divertendomi, principalmente divertendomi. Poi ci sono state le peggio sclerate sui survival games, su MCPE, Dark Plus sa di cosa sto parlando. Anche Gelo Gaming, se magari sta guardando questo video. Ma no, veramente troppi ricordi. Vabbè, basta parlare di ricordi, sennò veramente mi viene da piangere. Beh, comunque sono con questa skin perché, allora, con questo nickname ci avevo MC Premium,
Adesso vi spiego cos'è MC Premium. MC Premium sarebbe, MC sarebbe Minecraft, Premium sarebbe appunto Premium, l'account con skin e nome modificabile. Però per un motivo o per un altro questo account appunto di MC Premium è andato bloccato, cioè la Mojang me l'ha bloccato. E non è capitato solo a me, mi ricordo che è capitato a moltissimi dei miei amici, che a quell'epoca avevo conosciuto più su MCPE, però usavano anche Minecraft per il computer. È capitato a moltissimi dei miei amici, in pratica la Mojang aveva fatto una cazzata con gli account di Minecraft, e in pratica tanti erano andati persi. E mi ricordavo che c'erano stati tantissimi reclami e ste cose. Ok ragazzi, direi che per questa volta è tutto. Vi ricordo di lasciare mi piace, di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto, per un prossimo episodio delle Skyblock. Mi raccomando, raggiungiamo i 20 like. E voglio ringraziare ancora per i 100 iscritti. Adesso siamo all'incirca 114 se non sbaglio. Sì, 114. Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere. E detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.